Tutto si sta trasformando intorno a voi, di Marie-José Andichou. 4 giugno 2023. Vi salutiamo, cari figli della Terra. Ancora una volta torniamo a parlare dell'evoluzione dell'umanità terrestre. Come sapete, perché lo sperimentate nella vostra vita quotidiana, la vita sembra molto difficile da afferrare e comprendere in questo momento. In effetti, in tutto il vostro pianeta state vivendo eventi delicati come guerre qui e lotte là, sia a livello internazionale che nel vostro paese. Nel vostro paese, la Francia, c'è stato un periodo di particolari manifestazioni che hanno monopolizzato un gran numero di umani decisi a far capire ai loro governanti che era importante ascoltare il popolo, non considerarlo come un branco di bambini ignoranti della vita. Ci saranno ancora sconvolgimenti di questo tipo, ma non solo nel vostro paese. Gli esseri umani sulla Terra stanno cominciando a capire che sono stati manipolati e che sono ancora manipolati da esseri che vogliono avere potere su di loro, sulle loro vite e sul loro modo di vivere. Voi, umani di tutti i paesi, state cominciando a voler essere liberi di pensare come volete, liberi di andare e venire senza costrizioni, liberi di accogliere il tale umano dal tale paese in guerra, eccetera. Vi state attualmente risvegliando alla comprensione che il potere di ognuno di voi può trasformare e trasformerà la vostra vita su questo pianeta. Ma poiché c'è un ma, siete ancora più o meno incatenati ai vostri desideri di possesso, ai vostri desideri di potere. Il potere può essere vissuto in famiglia, sul lavoro o nel vostro paese. Questo potere, questo piccolo potere terreno, è molto lontano dal potere che sta emergendo in voi. Mostrandovi attraverso varie manifestazioni che vi chiediamo di vivere nella calma e non nella violenza, mostrandovi in questo modo ai vostri governanti e ad altri che vogliono avere questo potere di vita su di voi, state permettendo all'energia della libertà, all'energia del desiderio di pace e di serenità di emergere. State permettendo al raggio di luce d'amore di emergere. Sì, anche manifestando pacificamente, state mostrando il vostro potere di trasformare la vita dell'umanità terrestre in una vita di rispetto, libertà e amore. L'amore contiene tutto questo e quando lo emanate attraverso le vostre parole e i vostri pensieri nella calma, proiettate la sua forza e la sua luce intorno a voi. Questo crea un'egregora che si diffonde su tutta la Terra e che a poco toccherà altri esseri umani che vivono in altri paesi di tutti i continenti. Tutto intorno a voi si sta trasformando, perché voi stessi vi state trasformando. Il cambiamento sulla Terra nella vostra umanità può avvenire solo se voi stessi cambiate nei vostri pensieri, nelle vostre parole e nelle vostre azioni. Più i vostri pensieri, le vostre parole e le vostre azioni si attivano nella calma e nella comprensione che siete i creatori della vostra vita e dell'umanità sulla Terra, più velocemente vi spingerete verso la nuova Terra di cui parliamo spesso, la Terra della quinta dimensione della coscienza. Alcuni di voi si chiedono ancora quando arriveranno i famosi 3 giorni di trasformazione nella vita sulla Terra. Sappiamo che siete impazienti che ciò avvenga, per sentirvi di nuovo vivere in un nuovo mondo di luce e di pace. Ma perché questo accada, è importante che vi rendiate conto che può accadere davvero solo se gran parte dell'umanità sulla Terra sta già vivendo nella pace del cuore, nella consapevolezza che la vita può essere solo una condivisione di rispetto e gentilezza.
quando un grande numero di esseri umani sperimenterà consapevolmente tutto questo, questi tre giorni si presenteranno a voi. Direte: in questo caso, visto quello che sta succedendo sulla Terra in questo momento, possiamo aspettare a lungo. Sappiamo e conosciamo i vostri pensieri, ma vi diremo che tutto può accadere molto rapidamente, molto più velocemente di quanto pensiate. Basterà che il governo mondiale crolli improvvisamente perché molte cose cambino immediatamente all'interno dell'umanità terrestre. Vi abbiamo detto in molti messaggi che tutti coloro che vogliono schiavizzare gli esseri umani hanno paura perché sono consapevoli dell'aumento dell'evoluzione della coscienza di ognuno di voi e di tutto ciò che viene rivelato sui vostri computer via internet. È per questo che stanno tentando gli ultimi sforzi per tenervi il loro potere, ma vi confermiamo che questo sta svanendo per loro. Per questo vi diciamo ancora una volta che il potere dell'amore, della coscienza dell'amore e della pace in voi stessi sono i migliori elementi di cambiamento per liberare l'umanità terrestre da tutto ciò che la tiene legata a vincoli che non hanno più ragione di essere. La trasformazione della Terra, la sua espansione di coscienza, la sua evoluzione in una dimensione superiore vi aiuterà a fare come lei, liberandovi da tutto ciò che ostacola la sua evoluzione. Da qualche tempo avete in voi delle risonanze, risonanze energetiche che forse non siete in grado di riconoscere, ma che sono comunque molto reali. Queste risonanze provengono dalla Terra stessa, che riflette tutte le sue energie su tutto ciò che vive sul suo suolo. Per questo non potete restare indietro rispetto alla sua evoluzione, ma è importante che andiate avanti e la seguiate nella sua evoluzione. È così che tutto sarà più dolce, più sereno e più felice per ognuno di voi. Vi accompagniamo con grande amore. Traduzione Voce Marina.